Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido. Affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 177, 9 febbraio 1903. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, vedevo il confessore con un altro sacerdote santo, il quale mi diceva: «Levati qualunque pensiero di non essere volontà di Dio la tua posizione». Poi ha preso il discorso sopra questi protestanti, di cui parlano accorato, ed ha detto: poco o niente faranno, perché i protestanti non hanno l'amo della verità per pescare i cuori come l'ha la Chiesa cattolica. Manca loro la barca della vera virtù per poterli mettere a salvamento. Sono sprovvisti di vele, di remi, di ancora. Quali sono gli esempi e gli insegnamenti di Gesù Cristo? E giungono a non avere né un pane come sfamarsi, né acqua per dissetarsi e lavarsi, quali sono i sacramenti. E quel che è più, manca loro fino il mare della grazia per poter andare in cerca di pescare le anime. Onde, mancando tutto questo, quali progressi potranno fare? Ed hanno detto tante altre cose che io non so bene di dire. Dopo ciò è venuto il mio amabile Gesù e ha detto: figlia mia, chi mi ama si fissa di fronte al centro divino, ma chi si rassegna e fa in tutto la volontà divina possiede in se stesso il centro della divinità. E come lampo è scomparso. Poco dopo è ritornato ed io lo stavo ringraziando della creazione e redenzione e di tanti altri benefici lui ha soggiunto. Nella creazione formai il mondo materiale e nella redenzione formai il mondo spirituale. 22 febbraio 1903, capitolo 178. Trovandomi nel solito mio stato, per poco ho visto il mio adorabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, il peccato offende Dio e ferisce l'uomo. E siccome fu fatto dall'uomo ed offeso Dio,
Per ricevere una piena soddisfazione ci voleva un uomo ed un Dio che soddisfacesse. E la trentina degli anni del mio corso mortale soddisfece per le tre età del mondo, per i tre diversi stati di legge, di natura, scritta e di grazia, e per le tre diverse età di ciascun uomo, adolescenza, gioventù e vecchiezza. Io per tutti soddisfeci, meritai ed impetrai, e la mia umanità serve di scala per salire al cielo. Ma se l'uomo non vi sale questa scala con l'esercizio delle proprie virtù, invano si provi a salire al cielo e renderà inutile per se stesso il mio operato. Onde io, sentendo nominare il peccato, ho detto: Signore, dimmi un po', perché tanto vi compiacete quando un'anima si addolora di avervi offeso? E lui: il peccato è un veleno che tutta l'anima avvelena e la rende tanto deforme da farle scomparire in sé stessa la mia immagine. Ed il dolore distrugge questo veleno e restituisce la mia immagine. Il vero dolore è un contravveleno, e siccome il dolore distrugge il veleno, vi fa un vuoto nell'anima, e questo vuoto lo riempie la mia grazia. Ecco la causa del mio piacere, perché vedo risorta per mezzo del dolore l'opera della mia redenzione. Capitolo 179, febbraio 23, 1903. Trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovato vicino ad un giardino che pareva che fosse la chiesa, vicino al quale ci stavano persone che macchinavano un attentato alla chiesa e al Papa. Ed in mezzo a questi ci stava Nostro Signore crocifisso, ma senza testa. Chi può dire la pena di ribrezzo che faceva nel vedere il suo santissimo corpo in quello stato? E comprendevo che gli uomini non vogliono Gesù Cristo per loro capo, e siccome la Chiesa lo rappresenta su questa terra, perciò cercano di distruggere quello che ne fa le veci. Dopo mi sono trovato in un altro luogo in cui ho trovato altre persone che mi domandavano: che ne dici tu della Chiesa? Ed io, sentendomi una luce nella mente, ho detto: la Chiesa sarà sempre Chiesa. Al più potrà lavarsi nel proprio sangue, ma questo lavacro la renderà più bella e gloriosa. Quelli, nel sentire ciò, hanno detto: è falso, chiamiamo il nostro Dio e vediamo che cosa ne dice. Onde è uscito un uomo che superava tutti nell'altezza, con corona in testa, ed ha detto: la Chiesa sarà distrutta, non esisteranno funzioni pubbliche, al più qualcuno nascoste, la Madonna non sarà più riconosciuta. Io, nel sentire ciò, ho detto: e chi sei tu che ardisci di dire questo? Non sei tu forse quel serpente condannato da Dio a strisciare la terra? Ed ora ardisci tanto da farti credere re e ingannando le genti, ti comando di farti conoscere per quel che sei. Mentre ciò dicevo, da alto si è fatto basso basso, ha preso la forma di serpente, facendo un lampo è sprofondato, ed io sono tornata in me stessa. Questi capitoletti sono davvero uno più bello dell'altro e fonti di grandissimi luci. Ecco, anzitutto diamo subito nel merito della meditazione, che sarà abbastanza articolata, cominciando dal primo capitoletto, dove Gesù spiega divinamente le enormi differenze che ci sono tra la Santa Chiesa Cattolica e le comunità di origine riformata, nelle quali, come noi sappiamo, ci possono essere, di fatto a volte ci sono, persone in perfetta buona fede, persone che sinceramente cercano e amano il Signore Gesù, nella cui divinità comunque credono, e contengono tante cose positive, ma ci sono delle differenze sostanziali e enormi, ecco, tra la vita di fede che vivono questi fratelli e quella che si vive nella Chiesa Cattolica. Numero uno, non hanno la pienezza della verità, perché ci sono certamente delle cose vere in cui credono da un punto di vista di fede: la Santissima Trinità, la divinità di Gesù Cristo, i novissimi, l'esistenza dell'aldilà, l'esistenza dell'anima e cose di questo genere. Ma tantissime verità, importantissime verità di fede, sono estranee al patrimonio dei protestanti. Similmente,
Manca la barca della vera virtù. Sappiamo che Lutero insegnava che all'uomo è impossibile vivere secondo virtù, perché è talmente tanto radicalmente peccatore che l'unica cosa che può fare è affidarsi alla divina misericordia e sperare che Dio copra l'abisso dei suoi peccati con i meriti di Gesù Cristo. Questa è la salvezza per pura fede, diciamo così, sinteticamente insegnata da Lutero. La Chiesa ha sempre detto certamente che noi siamo ancora feriti dal fomite del peccato, deboli e quindi facili a cadere, questo sì, ma essendo stati realmente giustificati da Cristo con l'aiuto della grazia, noi possiamo e dobbiamo osservare 10 comandamenti e vivere tutte le virtù cristiane fino al grado eroico, come hanno fatto tanti santi canonizzati. Ecco, poi il problema è che i fratelli separati non hanno dei veri sacramenti, eccettuato il battesimo, perché anche l'Eucaristia, in cui affermano comunque di credere per come la celebrano, non avendo tra l'altro la successione apostolica, non è una lì veramente nelle loro Eucaristie Gesù non è presente, come loro non credono che sia, perché non c'è un sacerdote vero, quindi insignito al sacerdozio ministeriale di Cristo, in cui loro non credono, che possa consacrarlo e rinnovare il sacrificio dell'altare, della croce, e loro non credono che la messa sia un sacrificio, no? Quindi con tutte quante queste cose, dice Gesù, non temere, ecco, che si diffondano un pochino. Di fatto la storia insegna, qui andremo anche poi a meditare un po' sulle splendide parole dette sulla Chiesa, che pur con tutte le buone intenzioni con cui tante cose possono sorgere, certamente come tentativi, anche se inaccettabili nel merito, no? di riforma e di reazione a dei problemi che si sono visti nel corso della storia essere presenti nella Chiesa Cattolica, ma l'unico effetto che si produce separandosi da questa madre, dove tutte queste cose sono in pienezza, è la frammentazione, la dispersione, e adesso sappiamo quante sono le comunità nate dalla Riforma protestante, sono veramente tantissime, ma sono tutt'altro che floride. In Germania il protestantesimo sta veramente in agonia, peggio del cattolicesimo per certi aspetti, no? E questo monito dovrebbe essere importante per molti. Ecco, io prima, dato che stiamo in questo tema, prima di riprendere alcune questioni del primo capitoletto e del secondo, passerei al terzo, dove si parla della Santa Madre Chiesa, con alcune cose. C'è un complotto ordito certamente dal diavolo, come si capisce, con la collaborazione di alcuni uomini empi, che vogliono distruggere la Chiesa, macchinavano un attentato alla Chiesa, attenzione, e al Papa, perché il Papa è sempre il punto di convergenza di tutto, perché come Gesù spiega, gli uomini non vogliono Gesù Cristo per capo, e cercano di distruggere quello che ne fa le veci. E il vicario di Gesù Cristo in terra, ci si creda o non ci si creda, piaccia o non piaccia, è il Santo Padre. Fin dai tempi di Napoleone, quando si rapì Pio VII e se lo portò in Francia, Napoleone e i suoi gerarchi andarono a prendere in giro i cardinali dicendo abbiamo catturato Pio VII, abbiamo il Papa e la Chiesa è finita. Sappiamo che un attentato al Papa è stato storicamente effettuato con San Giovanni Paolo II. Ecco, cosa risponde la voce piena di luce? La Chiesa sarà sempre Chiesa. Queste parole dovremmo bene prendercele e mettercele dentro il cervello. Non ci neanche dovrebbero volere, perché noi nel credo diciamo credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Cosa significa dire queste parole? Significa che la Chiesa una santa cattolica apostolica, così come è fatta con tutte le sue strutture, è di origine divina e non esiste nessuna ipotetica, anche se è possibile di fatto, infedeltà, inadeguatezza dei membri, comprese le gerarchie della Chiesa, che la possa inficiare o mettere a repentaglio. Non c'è questa possibilità. Al più potrà lavarsi nel proprio sangue,
ma questo lavacro la renderà più bella e gloriosa. Sembra di vedere qui la visione del terzo segreto di Fatima, no? Ecco, questa grande teoria di martiri uccisi a causa del Vangelo, questo santo padre tremulo che percorre questo monte, con gli angeli che prendono tutto questo sangue versato, innaffiano la Chiesa stessa e l'umanità e la rinnovano facendola diventare più bella. Qualcuno dice è falso, chiamiamo il nostro Dio con la D minuscola e vediamo cosa ne dice. Quindi attenzione a chi, come dire, piccona la Chiesa. C'era un antico presidente della Repubblica che amava dare le picconate. Alla Chiesa non si danno picconate. Alla Chiesa si danno carezze, amore, fedeltà e ossequio. Noi non dobbiamo fare i picconatori della Chiesa. E se ci sono delle ferite aperte dentro la Chiesa, causate anche dal peccato di alcuni uomini di Chiesa, noi quelle ferite ce le prendiamo, le facciamo nostre, le offriamo al Signore e preghiamo che siano sanate, sia le ferite che le situazioni che le hanno generate. Ma noi non picconiamo la Chiesa andando a fare un regalo al demonio, che il suo sogno, la Chiesa sarà distrutta, non esisteranno funzioni pubbliche, al più qualcuno nascosto, non esisteranno funzioni pubbliche, andiamo nelle catacombe. Questo non sarà mai, questo qui non sarà mai, e la Madonna non sarà più riconosciuta, questo se lo scorda il diavolo, non sarà mai, mai. E qui vediamo anche, come dire, dinanzi a queste prospettive qui molto attuali, i disfattisti, quelli che pensano che sia la fine, dove siamo ridotti. Ma che dici? Ma chi sei tu che ardisci di dire questo? C'è la famosa profezia di Leone XIII col diavolo che vuole distruggere la Chiesa, e il nostro Signore ha detto provaci, ma tanto non ci riuscirai, capito? Di buon divertimento, ma non ci riuscirai, è una battaglia persa, la Chiesa non si tocca. Chi sei tu che ardisci di dire questo? Glielo dice Luisa, gli risponde lei. Che vuoi tu? Ardisci da farti credere re ingannando le genti, ma tu chi sei? Andiamo a sentire il nostro Dio con la D minuscola, il nostro Dio, tu sei il re degli stupidi, tu sei quello che sei stato condannato da Dio a strisciare la terra, tu sei un serpente, sei un essere viscido, sei uno schifoso, fatti conoscere per quello che sei. E gli era apparso tutto impettito, grande, grande, ha preso la forma di serpente ed è sprofondato. Cioè, si faccia attenzione, quando si comincia a pensare questo, cioè persone anche mosse in buona fede, che magari vedono alcune situazioni problematiche e cominciano a entrare nell'angoscia, oh mamma mia, la Chiesa sarà distrutta, mo dovremo nasconderci nelle catacombe, guarda qui la Madonna. Questi, ovviamente in buona fede, fanno grande il diavolo, la Chiesa resterà sempre Chiesa, dice Gesù, sempre. E se problemi ci saranno, nostro Signore che la guida troverà il modo di purificarla. Ci pensa Lui a purificare la Chiesa. Perché tutti i sedicenti purificatori della Chiesa che si sono susseguiti nel corso della storia, ne abbiamo citato uno prima, che era Martin Lutero. Sappiamo che ci sono una serie di riabilitazioni della figura di Lutero, io sono molto scettico personalmente su queste cose, ma qualcuno dice sì, c'era una situazione della Chiesa disastrata, lui aveva intenzione di fare un pochino d'ordine, di fare un po' di pulizia. Attenzione che la Chiesa era disastrata ai tempi di Lutero, molto disastrata e molto peggio di adesso per quanto mi riguarda. Il problema è che cosa ha fatto lui? Dinanzi a un problema reale ha scelto la soluzione sbagliata. Si è messa a picconare, si è messa a distruggere, si è messo a dire che il Papa era il demonio, che Roma era la prostituta dell'Apocalisse seduta sui sette colli e il Papa ne era il nocchiero, e quindi la Chiesa fa schifo, me ne faccio un'altra mia immagine e somiglianza, distruggendo tutto. È questa la riforma della Chiesa, insomma. E San Francesco, qualche secolo prima di Lutero, ma in una situazione, la Chiesa era da poco uscita, da non moltissimo, da un momento
buio della lotta per le investiture, insomma, da cui ancora stava cercando di riprendersi, non stava certamente in momenti floridi. Cosa ha fatto Francesco? Francesco si è sottomesso a tutta la gerarchia della Chiesa Cattolica, baciando mani e piedi anche a preti che erano veramente indegni di questo nome. Si è recato umilissimo dal signor Papa, come lui lo chiamava, ha detto: scusi signor Papa, senza giudicare nessuno, senza giudicare la vita da cortigiani che facevano i cardinali, insomma, a quei tempi. Silenzio, noi vorremmo vivere il Vangelo, ci dà la sua benedizione, la sua autorizzazione? Sì, figlio mio, ecco, grazie. D'accordo, Benedone. E io con la preghiera, con la penitenza, con la predicazione, con l'esempio, andiamo a vedere il dipinto di Giotto e nella Basilica d'Assisi, mi tengo sulle spalle la Chiesa e la riformo. E Gesù in persona gli disse: va, ripara la mia casa che come vedi va in rovina. Ma come l'ha riparata San Francesco? Come l'ha riparata? Come l'ha riparata? Con quello stile si opera nella Chiesa. Nella certezza che mi portano un prete come fecero a lui, che andava a donne, che faceva i bagordi, che andava all'osterie, d'accordo? Perché dice, e che cosa dici di questo? Lo difendi pure a lui? Io non vedo altro che mani consacrate che quando questo celebra la messa mi porta nostro Signore Gesù Cristo. E altro, non lo voglio vedere. Non è che non lo vedo, non lo voglio vedere. Noi non lo vogliamo vedere altro. Perché qualora altro ci fosse, chi ce l'ha se la vede con il Padre Eterno? D'accordo? Nostro compito non è giudicare, né picconare. Nostro compito è pregare, soffrire, dare il buon esempio e viverlo noi il Vangelo e la santa fede, dando testimonianze. E basta, perché al resto ci pensa nostro Signore, se c'è da pensarci. Noi la nostra parte la facciamo egregiamente così, e chi vive nella divina volontà, tra l'altro, la fa non egregiamente, super egregiamente, perché ogni atto divino che compie ridonda a beneficio indicibile per la Chiesa militante, per la Chiesa purgante, per la Chiesa trionfante, se ci crede. La Chiesa sarà sempre Chiesa, al più potrà lavarsi nel proprio sangue, ma questo lavacro la renderà più bella e gloriosa. E chi pensa di poterla distruggere o di non togliere le funzioni pubbliche, di rimandarla nelle catacombe dopo 2000 anni, resetti i propri progetti, perché questo non sarà. Ora, tornando indietro, quindi chiuso l'argomento Chiesa, ecco, Gesù ha detto una cosa molto importante al termine del primo capitoletto. Attenzione, figlia mia, chi mi ama si fissa di fronte al centro divino. Quindi l'amore a Gesù è la prima connotazione essenziale del cristiano, del discepolo. Noi Gesù lo amiamo con tutto il cuore, dicono a Roma, come il sommo bene prezioso, San Francesco pure, perché tu sei santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, le lodi di Dio Altissimo che scrisse, che sono una cosa meravigliosa. Noi non stiamo intenti a guardare le cose, noi stiamo intenti a prorompere in lodi all'Altissimo e nell'amore a Gesù e al prossimo, tra l'altro, pure, come faceva lui. Dice, questo amore è già tanto. Dice, ma chi si rassegna e fa in tutto la divina volontà? E qui vedete che Gesù dà subito un primo input alle molte cose che avrebbe rivelato alla sua diretta figlia. Dice, possiede in se stesso il centro della divinità, cioè chi ama Gesù si fissa lui nel centro divino, ma chi fa in tutto la divina volontà fa fissare Dio nel centro della propria anima, insomma possiede in se stesso il centro della divinità, è tanta roba. Ancora un altro punto fondamentale è quello sulla Santissima Umanità di Cristo, che nella vita, nella Divina Volontà, occupa un ruolo assolutamente fondamentale, come del resto questo qui, assolutamente imprescindibile in qualunque spiritualità cattolica. Santa Teresa diceva, non mi venite a raccontare estasi, misticismi, voli spirituali, Santissime Trinità, senza che mi si parli della Santissima Umanità di Cristo, senza che non ci sia una assidua frequentazione della sua vita, dei suoi misteri, della sua passione,
Cioè la vita terrena di Gesù, la sua santissima umanità, è norma assoluta. Gesù qui ha spiegato bellissimo la trentina degli anni dove ha soddisfatto per le tre età del mondo, no? L'età della natura, quindi da Adamo fino al popolo di Israele, poi l'età della legge scritta, da Abramo fino al nostro Signore Gesù Cristo, e poi l'età della grazia, dal nostro Signore Gesù Cristo fino alla fine del mondo. Quindi noi abbiamo sempre dinanzi la santissima umanità di Gesù, e dice Gesù, essa è scala per salire al cielo attraverso l'esercizio delle virtù, quali? Quelle che vediamo in Gesù e quelle che desideriamo vivere sul suo esempio noi. Chi non passa per questa via, cioè più avanti, Gesù dice: tu vuoi entrare nel regno della divina volontà? Bene, ci vogliono due cose che io voglio vedere. Due. Primo, che tu la volontà di Dio la fai in tutto, quello che ha appena detto, e la si fa in tutto imparando a prendere come esempio la santissima umanità di Cristo, facendosi sempre le solite grandi domande: cosa farebbe Gesù in questa situazione? Cosa farebbe Maria in questa situazione? E poi devi desiderarla e cercarla come il bene più prezioso, essendo disposto a qualunque cosa pur di ottenerla. A queste due condizioni il Signore te lo dà, il dono della divina volontà. Lo spiega lui stesso in uno scritto. Ne ho parlato di recente durante una catechesi. E poi c'è il tema importantissimo dell'importanza del pentimento. Luisa chiede: Signore, ma com'è che ti compiaci tanto quando un'anima si addolora di avergli offeso? Ecco, e qui Gesù fa una lezione impressionante, no? Il peccato non è una cosa formale, giuridica: ho trasgredito una legge, buonanotte, tanto non succede niente, ho semplicemente trasgredito una legge. Eh no. Il peccato è un veleno che tutta l'anima avvelena. Questo soltanto gli effetti poi che produce nel peccatore stesso, perché ce ne sono anche altri che produce fuori del peccatore stesso. E la rende tanto deforme, mostruosa, da far scomparire in me, in sé, la mia stessa immagine. All'inferno ci sono dei mostri. Quando i pastorelli di Fatima videro l'inferno, e questo è riconosciuto dalla Chiesa, perché questo fa parte del primo cosiddetto segreto di Fatima, loro vedevano le anime che entravano in questo mare di fuoco con sembianze umane e ne uscivano come mostri deformi. E i demoni erano ancora più deformi e orripilanti delle anime. Questa è la mostruosità prodotta dal peccato, di cui anche tutte quante le miserie, a volte drammatiche, le mostruosità anche esteriori, che purtroppo a volte toccano in qualche, capitano a qualche infelice, sono da imputare alla presenza del peccato del mondo, non ai peccati dell'infelice, attenzione, ecco, ma alla presenza del male causato dal peccato nel mondo, che riverbera in tutti quanti questi, che in questi polloni di morte che ogni tanto escono fuori dal tronco dell'umanità deformata dal peccato. E allora questo tossico, questo veleno circola nell'anima, e che cosa lo toglie? Il dolore. Gesù lo chiama il contravveleno che distrugge il veleno, è l'antidoto, è il siero, una cosa. Te mozzica una vipera, tu devi andare a prendere il siero, se no muori, perché devi eliminare nel sangue gli effetti nefasti che il veleno della vipera ti fa, se no sei morto. Allora, gli effetti nefasti che il peccato produce nella nostra anima, prima che giunga il perdono di Dio, formale, lo fa il pentimento. Ed è per questo che il pentimento, insegna la Chiesa, è la cosa più importante, perché il pentimento è la causa più profonda del perdono di Dio. Siccome il dolore distrugge il veleno, questo vuoto lo riempie la grazia. Facilissimo, no? Ecco, per questo che la Chiesa insegna, anche se non bisogna mai affidarsi frettolosamente a questa cosa, che in caso di pentimento perfetto la confessione, come dire, potrebbe anche non essere strettamente indispensabile. Attenzione a non applicare mai con leggerezza questo principio, perché noi non possiamo in questo mondo avere la certezza
di aver compiuto un atto di contrizione perfetto, non possiamo essere certi che siamo perfettamente pentiti. Quindi la confessione va sempre fatta, prima di fare la comunione, in punto di morte e con frequenza, eccetera. Però rimane questo, che l'atto più importante è il pentimento, neanche la confessione integra di tutti quanti i peccati, che tuttavia fa parte della confessione e deve essere fatta bene a condizione di validità di essa. Ma la cosa più importante è il pentimento, perché il pentimento è questo dolore, questo antidoto che toglie l'attossicamento del veleno prodotto dal peccato nell'anima. Santa Vergine Divina Maria, abbiamo sentito tra le varie farneticazioni del serpente che tra i suoi sogni rientra il fatto che tu non sia più riconosciuta. Ha sbagliato canale, ha proprio sbagliato film, d'accordo? Questo film non sarà mai scritto, questa sceneggiatura non sarà mai realizzata, se la può completamente scordare. Noi ci stringiamo fermamente, devotamente a te, che gli hai sempre schiacciato e sempre gli schiaccerai la testa, senza nessun dubbio. E chiunque a te rimane fedele e devoto con una vera devozione non deve avere paura di nulla, né temere nulla di negativo da parte di colui che è stato condannato da Dio a strisciare la terra, ecco, sotto i tuoi piedi, e lì deve restare. Ottienici, o Santa Divina Maria, un amore profondissimo alla Chiesa, al Papa, a tutte le sue istituzioni, e la grazia di saperla sempre non solo amare, ma anche difendere, di non andare a fare il gioco dei suoi nemici, neanche con tutte le buone intenzioni di questo mondo, di darle colpi e picconate. Ecco, per la Santa Chiesa, sposa di Cristo, i suoi figli hanno amore e devozione, unitamente a una grandissima fiducia, che essa resterà sempre tale, che Gesù stesso se ne cura e la protegge, e che anche quando permettesse, ne vediamo insomma di cose non belle che accadono, cose brutte, ne trarrà sempre splendore maggiore, purificazione e gloria maggiore. Questa è la nostra fede, questa sia sempre la nostra fede. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Fiat Ave Maria.